La riedizione del derby Torrescagliari è già stato consegnato alla storia e nel modo migliore, forse non sul piano del gioco che non ha mai toccato livelli di spettacolarità, ma sicuramente sul piano sportivo, della correttezza in campo e sugli spalti. 25 anni fa a Sassari il derby era terminato con la vittoria della Torres, doppietta di Marzio Lepri. Oggi è terminato senza gol, senza grossi palpiti, ma con diverse occasioni favorevoli per la Torres. Se nel calcio esistesse la vittoria ai punti, questa sarebbe andata sicuramente alla squadra sassarese. Non è così, quindi occorre prendere atto di un pareggio che premia maggiormente il Cagliari, squadra che è parsa comunque notevolmente migliorata e ben messa in campo da Roboti, e penalizza un po' la Torres, che ha fatto l'impossibile per sbloccare il risultato. La chiave di interpretazione della partita è comunque nelle rispettive difese, che sono riuscite a neutralizzare gli avanti avversari. Sentiamo in proposito il parere di Roberto Ennas. Sì, è stata una partita giocata prevalentemente a centrocampo, soprattutto da parte del Cagliari, imbottito di numerosi centrocampisti, rinunciato quasi esclusivamente al gioco offensivo, e per noi, essendo intasati gli spazi, si è rivelato tutto più difficile. Ciò nonostante abbiamo avuto 2-3 palle gol che penso che ci poteva sbloccare il risultato. La prima occasione pericolosa la procura Bardi all'11esimo, rovesciando un bel pallone servitogli di testa da Zola. Il Cagliari replica dopo appena 3 minuti. Papiri scatta e poi lascia partire un pericoloso sinistro che esce alla destra di Pino. 2 minuti dopo ci prova Tamponi, autore di una buona prova. Il suo tiro dal limite è però centrale. Al 19esimo l'azione è contestata dalla Torres. Zola è in area, attorniato da 3 difensori, finisce a terra, ma l'arbitro non rileva alcuna azione fallosa, né le nostre immagini possono offrire ulteriori elementi di chiarezza. La Torres dà prova di maggiore continuità nelle azioni. I terzini spingono bene in avanti, il centrocampo manovra bene per gli avanti, però la vita è difficile. Marchi, terzino del Cagliari, che ha marcato prima Bardi e poi Galli, giudica così la loro prova e quella delle due squadre. Sì, è andata abbastanza bene, anche se devo dire che ho giocato contro due bravi giocatori, e anche tutta la squadra ha giocato contro un'ottima Torres. Secondo me è una squadra molto equilibrata, una squadra che farà bene in questo campionato perché è dotata di buoni giocatori e di un entusiasmo, di una voglia di fare non indifferenti. Sicuramente tanto di cappello a questa squadra. Abbiamo preso un punto prezioso anche perché ho visto un Cagliari determinato, un Cagliari volitivo. Questo ci fa ben sperare per il futuro, speriamo di andare avanti su questa strada. Nella ripresa è il Cagliari a partire su buoni ritmi. Prima ci prova Papiri, ma Pinna para bene a terra. Quindi Barozzi, il cui tiro in diagonale sfiora il palo alla destra di Pinna. La Torres dà segni di ripresa, si porta con più insistenza in avanti e al 68esimo sfiora il gol con un'invenzione di Zola da 20 metri. Il pallone sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Dietro. A questo punto il ritmo della gara si affievolisce, il caldo fa la sua parte per smorzare le residue forze dei giocatori. Leonardi tenta di ridare vigore all'attacco della Torres sostituendo Bardi con Galli, ma la difesa cagliaritana tiene senza affanni. Rischia grosso però a 5 minuti dal termine. Zola però colpisce troppo bene la palla, quindi di collo piede, e Ielpo può respingere. È l'ultima grossa occasione della partita. Il derby proseguirà poi negli spogliatoi fra i due allenatori su toni di grande pacatezza. Nel commento del dopo partita, anche con i colleghi delle altre testate, abbiamo detto che se nel calcio esistesse una vittoria ai punti, questa sarebbe aspettata la Torres. Ma a me mi fa piacere che dicano sì, perché è vero, hanno detto onestamente, la mia squadra ha dato quello che poteva dare, più di quello non si poteva dare. Abbiamo giocato contro una squadra che si è arroccata in difesa, si è arroccata bene perché era difficile andare, però onestamente 2 o 3 occasioni le abbiamo avute per sbloccare questo risultato e poi non so come andava a finire. Ci è stato negato, penso, un rigore sacrosanto che l'hanno visto tutti, purtroppo il calcio è fatto così. I derby sono ancora un pochettino più difficili del solito, però onestamente siamo soddisfatti perché abbiamo dimostrato che come squadra ci siamo, tiriamo avanti per la nostra strada. Mi pare un risultato che vi soddisfa in pieno? Sì, direi all'inizio voluto e siamo rimasti abbastanza soddisfatti. E questa Torres come l'ha vista? All'altezza delle previsioni oppure c'è qualcosa in cui le parso non abbia funzionato? Ma io non credo, la Torres conosco poco, anche se l'ho vista 3 partite, è naturale, i giudizi sulla Torres non lo do perché sono cavoli suoi. Però a un certo momento me l'aspettavo più aggressiva, che in fondo, forse anche perché il Cagliari si è comportato con tranquillità, e Cagliari è uscito, per dire, a testa alta, anche perché si veniva da 2 sconfitte esterne un pochino brutte, invece ho visto la squadra abbastanza lineare e tranquilla.